Conoscete Davy Jones, sì. Un lupo di mare, un gran marinaio, finché non è incappato in ciò che fa tribolare gli uomini. Una donna. In origine, Davy Jones era un pirata mortale, ma il suo passato rimane avvolto nel mistero. In circostanze sconosciute, Jones incontrò Calypso, una donna di straordinaria bellezza, di cui si innamorò perdutamente. La donna rivelò a Davy Jones di essere una ninfa del mare, con poteri straordinari. La dea gli offrì l'immortalità, ma dato che questa aveva un prezzo per i mortali, gliel'avrebbe concessa se avesse traghettato le anime di coloro che morivano in mare, nell'aldilà. Jones, pur di diventare immortale e pur di ricevere l'amore dalla dea, accettò. Per svolgere questo compito, Calypso consegnò a Jones l'olandese volante, la nave immortale. Jones eseguì il suo dovere per 10 anni, aspettando l'unico giorno in cui sarebbe potuto scendere a terra per poter vedere il suo amore. Tuttavia, quando Jones tornò nel mondo dei vivi, non trovò il suo amore Calypso ad aspettarlo. Jones si sentì tradito per questo e non poteva comunque sfuggire al suo dovere di trasportare le anime. Usando il diario dei mari antichi, un libro appartenuto a Calypso contenente informazioni sulla mitologia ed il folklore marinaresco, Davy Jones evocò ed ottenne il controllo sul Kraken, il calamaro gigante. Grazie alla furia del calamaro, Jones ottenne la fiducia dei 9 pirati più importanti della sua epoca, che formarono così un'organizzazione che sarebbe poi divenuta nota come la Fratellanza Piratesca. Jones si alleò con i pirati e rivelò loro come confinare Calypso in forma umana, così da permettere all'uomo di avere il dominio sul mare. La Fratellanza imprigionò Calypso nella sua forma umana, che sarebbe poi divenuta una sacerdotessa voodoo dei Caraibi nota come Tia Dalma. Sentendosi in colpa per aver fatto ciò al suo amore, ma al contempo pieno di odio e di dolore per essere stato ingannato, Davy Jones, per non provare più sentimenti, si cavò il cuore dal petto e lo chiuse in un forziere. Jones tenne la chiave ben stretta a sé, mentre seppellì il forziere su Isla Cruces, un luogo temuto da molti poiché invaso dalla peste, in modo da tenerlo al sicuro da chi avesse osato usarlo per minacciarlo. Da allora, Davy Jones prese il controllo del mare al posto di Calypso e non svolse più il suo compito di trasportare le anime di coloro che muoiono in mare. Come risultato di ciò, Jones diventò un essere mostruoso, unendosi ai diversi tipi di flora e fauna marine. Usando il Kraken, Jones attaccava e distruggeva navi nel mondo, reclutando sopravvissuti nella sua ciurma. Coloro che si rifiutavano di entrare nella ciurma di Jones venivano uccisi e costretti a vivere un'eternità in un luogo di punizione, lo scrigno di Davy Jones. Invece, coloro che entravano nella sua ciurma subivano lentamente una trasformazione che li portava a unire il loro corpo a vari tipi di flora e fauna marine. Ben presto, Davy Jones diventò molto conosciuto e temuto agli occhi dei marinai e dei pirati. Davy Jones mostrò un particolare interesse per la leggendaria spada di Hernán Cortés e costrinse il capitano Torrens a cercarla, per poi consegnargliela. Torrens fallì e Jones si confrontò con il giovane Jack Sparrow. Tuttavia, alla fine, Jack diede la spada a Tia Dalma. Con la spada ormai perduta, Jones mise gli occhi su un altro artefatto e perseguitò Jack Sparrow nella sua ricerca dell'orologio, sperando di usarlo per tornare indietro nel tempo e riunirsi a Calypso. Inoltre Jones governò le sirene e il loro regno sull'isola Sirena, che si trovava nel suo scrigno. Pochi anni dopo, Jones fu evocato da alcuni pirati nobili alla Baia dei Relitti. Jones fu evocato dalla Fratellanza per identificare Boris Boya Palachnik, il pirata nobile del Mar Caspio, come il capo di una banda di pirati ribelli che agivano violando il codice. Nel 1716, anni dopo, Jones comparve a Jack Sparrow che, stordito, si trovava in uno stato catatonico a bordo della sua nave, la Wicked Wench, che stava affondando. Sparrow chiese a Jones di restituirgli la nave facendola riemergere dagli abissi dopo
che era stata bruciata e affondata per ordine di Cutler Beckett. I due strinsero un patto. Jack avrebbe ottenuto indietro la Wench per 13 anni e al termine di questi gli avrebbe consegnato la sua anima per prestare servizio a Davy Jones sull'olandese volante per 100 anni. Jones allora fece riaffiorare la nave dai fondali marini dell'oceano e la restituì a Jack. Quella nave fu nominata la Perla Nera. 2 anni dopo, con il debito con Jack Sparrow, Davy Jones continuò a reclutare le anime dei viventi e dopo un po' trovò un uomo ancora vivo legato ad un cannone adagiato sui fondali marini. William Sputafuoco, Bill Turner. Costui era un membro della ciurma proprio di Jack Sparrow, che in seguito ad un ammutinamento contro di questo si era opposto ed era stato legato a un cannone e gettato nell'oceano da Hector Barbossa, dal momento che, come tutta la ciurma, era stato colpito da una maledizione che gli impediva di morire. Incapace di muoversi poiché legato al cannone e incapace di morire a causa della sua maledizione, Sputafuoco, pur di scampare a quell'orribile pena, accettò la proposta di Jones di unirsi alla sua ciurma ed entrò così a far parte dell'equipaggio dell'olandese.